Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo Gesù di questa comunità pastorale dedicata al Beato Cardinal Schuster, che tanto peso ha avuto anche in questa Chiesa attraverso la stessa consacrazione. Voi state camminando su questa strada della comunità pastorale che, come ci ha detto Don Maurizio, certo comporta anche delle fatiche, dei cambiamenti di stile, di opinione, di azione, ma che noi continuiamo a sentire come decisiva per la delicatissima e grave fase che il nostro Paese e tutta l'Europa sta attraversando. Abbiamo bisogno di una Chiesa in uscita, ci dice il Papa. Abbiamo bisogno di una Chiesa che visiti le periferie della vita umana di tutti i giorni, il lavoro, la famiglia, gli affetti, il riposo, il dolore, la morte, i grandi interrogativi della vita e della morte. Abbiamo bisogno di una comunità cristiana che documenti e testimoni a tutti i nostri fratelli e sorelle, sia quelli che hanno perso un poco la strada di casa pur essendo battezzati, sia a quanti si definiscono e si reputano agnostici, atei, non credenti. Abbiamo bisogno di documentare la grande risorsa e la grande bellezza che è la vita vissuta in Gesù in compagnia con Maria, Madre del Rosario. E quindi le ricorrenze che hanno portato tra voi l'Arcivescovo, la festa della Madonna del Rosario, l'80° di consacrazione della Chiesa per le mani del Beato Schuster e anche la conclusione dei lavori di restauro iniziati 7 anni fa, dicevo, queste circostanze si trasformano in una possibilità di grande rinnovamento di tutta quanta la nostra comunità nelle sue due parrocchie. Voglio anzitutto ringraziare Don Maurizio, Don Carlo, Don Roberto, tutti i sacerdoti presenti, in modo del tutto affettuoso e speciale il parroco che vi ha servito per tanti anni e che ancora oggi è tra noi. Voglio anche ringraziare le autorità civili che si sono scomodate per essere con noi, mostrando così di capire bene come nella nostra storia ambrosiana, proprio secondo la fisionomia del nostro grande fondatore Ambrogio, dimensione civile, sociale e dimensione religiosa delle nostre terre nelle dovute e debite distinzioni, soprattutto in una società plurale, devono sempre comunque cercare il dialogo se vogliono il bene del popolo, ognuno nel suo ambito, nel rispetto reciproco. E questa è una grande eredità che i nostri padri ci hanno lasciato e che noi rischiamo nel dibattito sociale, culturale e politico confuso di questi tempi, nelle grandi trasformazioni dovute alle tecnologie, soprattutto su ciò che concerne la biologia genetica, su ciò che concerne le neuroscienze. Noi rischiamo un po' di perdere il senso di questa tradizione che poi ci fa smarrire globalmente se la perdiamo il senso stesso della vita. Quindi la mia presenza in questa comunità pastorale, soprattutto oggi in questa parrocchia di San Giorgio, va vista all'interno dello sforzo che il decanato sta facendo per un'azione ecclesiale più missionaria. Dicevo ai giovani l'altra sera, parlando a loro, erano qualche migliaio, in Duomo,
in occasione della restituzione della regola, dobbiamo un po' lasciare i nostri campanili, ma non nel senso che dobbiamo metterci a tavolino a inventare chissà quali iniziative, no, dobbiamo assumere personalmente, così in profondità, la mentalità di Gesù, i sentimenti di Gesù, da essere noi stessi in prima persona testimoni, gente che conosce la realtà e la vive con passione radicata in Gesù e nella Santa Chiesa. Questo è il motivo di fondo della visita pastorale dell'Arcivescovo. Però in queste occasioni in cui noi lasciamo le nostre case e ci riuniamo insieme, così numerosi come vedo oggi, soprattutto per la messa domenicale, noi abbiamo imparato bene dal Santo Concilio una cosa molto importante che io ripeto sempre e che voglio dire con tutto il cuore anche a voi. Il documento sulla liturgia del Concilio Vaticano II dice al numero 7: quando la domenica leggiamo la parola di Dio, è Gesù stesso che ti parla, è Gesù stesso che ci parla. Ecco, noi dimentichiamo un po' spesso tutto questo. Certo, le cose che Gesù ci ha detto sono state poi riprese, messe nei Vangeli, nell'opera del Nuovo Testamento, così anche l'Antico Testamento ha ripreso tutta la storia del rapporto tra Yahweh e il suo popolo. Però ciò che resta decisivo e che non dobbiamo mai dimenticare è la relazione personale con il Signore che Lui ha voluto che avvenisse all'interno della comunità cristiana. Quando due o tre di voi saranno riuniti in nome mio, come stiamo facendo adesso, io sarò in mezzo a loro. E io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Allora, voglio solo dire un'idea emergente dalle letture importanti di oggi, perché sia come una compagnia per il resto della giornata e per qualche giorno a venire. La si può riprendere in casa in 5 minuti, in 10 minuti, se ne può parlare con gli amici, si può discuterne anche con qualche compagno di lavoro. Come abbiamo visto, il tema di oggi può ricondursi a una sola parola, la parola accoglienza. Il seguace di Yahweh, così come il seguace di Gesù, è uno che accoglie, perché vuole restare ben fissato nell'alleanza con Yahweh, così ci dice il profeta Isaia, perché vuole realmente vivere la stessa mentalità e gli stessi sentimenti di Cristo in questa pratica estrema di accoglienza, come ci ha ricordato Paolo parlandoci nella lettera ai Romani, perché vuole portare alla sua estrema radicalità l'accoglienza dell'altro in Cristo, come ci ricorda il Santo Evangelo. Abbiamo così come tre gradini di questa accoglienza. Il primo gradino è riferito dal profeta Isaia a due categorie che venivano disprezzate
dai correligionari ebrei, quelli che venivano da fuori, lo straniero che ha aderito al Signore rischiava di restare emarginato. Certo, diceva, mi escluderà il Signore dal suo popolo. Non deve dire questa cosa, dice Yahweh, perché ci sarà posto per tutti. Il secondo esempio è quello dell'eunuco, dell'impotente, che era trattato molto male allora. Chi non aveva discendenza sembrava non avere futuro. Ebbene, Yahweh fa spazio a tutte queste categorie. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per amare il nome del Signore, per essere Suoi servi, e che restano fermi nella mia alleanza, saranno con me. Già da qui, carissimi fratelli e sorelle, in un tempo come il nostro, trovandoci di fronte a questa situazione di grande mescolamento di razze e di popoli, che non dovrebbe far dimenticare che anche voi, in qualche decennio fa, siete stati punto di riferimento di accoglienza di immigrati, certamente italiani. Ecco, questa prima enucleazione del tema dell'accoglienza. Siamo seguaci del Dio che accoglie tutti. Ciascuno di noi tiri le sue conseguenze rispetto a tutto questo. E poi, nella lettera ai Romani, San Paolo dice, attenzione, ciò che dobbiamo fare è piacere al popolo, all'altro, al prossimo, nel bene. Dobbiamo agire tutti quanti nella concretezza della vita, nel modo di vivere la famiglia, di educare i figli. Ecco la grande importanza delle due scuole materne che avete qui e delle altre scuole, nell'educazione dei figli, nella modalità di prepararli alla scelta di vita, nel modo di trattarvi come marito e moglie, nel modo di perdonarvi gli uni gli altri quando insorgono fatiche, difficoltà, problemi, conflitti, cosa normale nella vita di tutti. Ecco, noi dobbiamo piacere all'altro per il bene, essendo perseveranti nel bene. Quando sbagliamo, domandare il perdono e chiedere al Signore l'aiuto per ricominciare, in modo da essere consolati. Com'è bello quando si vede un cristiano anche in difficoltà, o si vede un uomo anche in difficoltà per la salute, per fatiche, per problemi morali, non perdere questa dimensione ultima di rapporto con Dio attraverso Gesù e la Vergine Santissima, che risulta essere consolanti. Perché noi, dice l'Apostolo, dobbiamo avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Gesù, perché con un solo animo e con una sola voce vogliamo rendere grazie a Dio. E poi, carissimi, il terzo gradino è sconvolgente, è così rivoluzionario che noi non riusciamo normalmente a pensarlo. Il terzo gradino si condensa in una frase che sconvolge: amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori. E come si fa? Ecco che qui noi prendiamo tutti la strada di adattare il Santo Evangelo e di dire sì, ma questo è un ideale astratto, ci riuscirà qualche santo, ma noi non possiamo mica vivere così. I nostri nemici dobbiamo combatterli.
i persecutori li dobbiamo emarginare. Ovviamente qui il Vangelo di Luca non si riferisce tanto alle nostre capacità e alle nostre forze, ma si riferisce a quella misericordia su cui quest'anno noi stiamo lavorando in forza del giubileo stesso. A questo si riferisce. Questa capacità di apertura totale è come un dono sublime che il crocifisso ci fa, perché lui ha vissuto così, potendo non morire, è venuto, si è fatto come uno di noi, ci ha accompagnati, è stato via alla verità e alla vita, ha offerto la sua vita sul palo pieno di ignominia della croce per liberarci dal peccato e dalla conseguenza atroce del peccato che è la morte, che certo è ancora una condizione a cui dobbiamo passare, ma la passiamo nella certezza della fede, che è la strada che si apre per noi nell'abbraccio finale della Trinità, che è puro amore. Qualche segno di questa capacità di amare i nemici l'ho visto anche di recente visitando talune carceri della nostra diocesi, dove ad opera di taluni volontari è in atto un lavoro di riunione tra vittime e colpevoli, parenti di vittime e colpevoli, per cercare di trovare la strada del perdono, un lavoro duro, un lavoro molto faticoso, perché tante volte si tratta di stare di fronte al fratello o al padre ammazzato da qualcuno. E però questi segni piccoli, finché volete, esistono, che non interrompono l'iter della giustizia. Ma questo ho scoperto in questi 25 anni visitando regolarmente le carceri, non è un grave problema. Non ho mai trovato un detenuto che non riconoscesse la necessità di espiare la sua colpa. Tutti riconoscono questo fatto. Il problema è come gliela facciamo espiare, se manteniamo la dignità di uomini che non è mai perduta e possiamo realmente restituirli sanati alla vita della società. Ma comunque sono degli esempi per far capire che il Santo Evangelo di oggi non è così astratto. Sarebbe già sufficiente fare questo passo tra parenti, tra fratelli e sorelle. Per esempio, quando c'è di mezzo l'eredità anche piccola, quanta gente litiga per un locale o due e lo fa in nome della giustizia, cosa importantissima la giustizia, ma senza quel passo in più che è la misericordia, quel passo in cui tu liberamente sei chiamato a rischiare nel perdono e nell'amore, la giustizia può non bastare, può non essere del tutto giusta. Ma allora, fratelli e sorelle, scusandomi un poco perché ho certamente fatto l'omelia più lunga di Don Maurizio, quindi chiedo un po' come, d'altra parte la venuta dell'arcivescovo è un fatto un po' eccezionale. Riprendiamo ora la celebrazione eucaristica nel suo punto centrale, ci incorporiamo a Gesù morto e risorto per noi, ma cerchiamo anche di ritornare a casa su questo insegnamento che oggi la Chiesa, che è nostra madre, ci ha offerto per il nostro bene, per il bene dei nostri cari, per il bene dei nostri paesi.